ciao, innanzitutto buongiorno a tutti quanti. La mia esperienza in 500? Bella, mi sono divertito. Qual è il tuo parte, il tuo ruolo? Io faccio il killer, un killer cattivissimo, bravissimo, eccezionale, talmente bravo, talmente portato a termine tutte le commissioni che gli hanno dato con un grande successo, che da un certo momento in avanti decide di, e il film inizia che lui ha già deciso questo, di crearsi delle difficoltà da solo. Cioè non gli basta che gli diano il compito di uccidere tutti i capi spirituali del mondo, cosa già abbastanza difficile di per se stessa, nonché abbastanza, voglio dire, bruttina, decide di che è troppo facile uccidere semplicemente la gente, porterà a termine la commissione che gli hanno dato, e quindi si crea delle difficoltà sulla propria strada e nel caso del film apre l'elenco telefonico, punta il dito a caso, il nome sotto il dito è quello di Carlo Maggi, lo chiama e gli dice, lo mette al corrente di quello che lui andrà a fare da lì nel giro di 24 ore, insomma. Sì che questo Carlo Maggi qua si trova nella condizione di dover cercare di evitare che questo killer uccida tutti i capi religiosi e spirituali del mondo, anche perché cerca di informare la polizia, ma la polizia gioca su buteo, litigano, insomma non lo ascoltano. Lui è una giornalista, partono per cercare di impedire questa catastrofe spirituale. Controllo i riflessi? Buona? Buona, buona. Azione! Buongiorno. Buongiorno. Quando parte la corriera per la Spezia? La prima del 18. Per un giorno la biglietteria dell'azienda municipalizzata Trasporti di Piazza della Vittoria, nel pieno centro di Genova, si è trasformata in un set cinematografico. La troupe è impegnata nelle riprese del film 500, diretto da tre registi genovesi, Giovanni Robbiano, che ha già firmato il lungometraggio Figurine, Matteo Zingirian e Lorenzo Vignolo. Protagonista di questi ciak, Massimo Olcese. L'attore nel film veste i panni di uno spietato killer che ha progettato di uccidere il Papa in visita alla Spezia. Un ragazzo senza né arte né parte e una giornalista cercheranno di sventare la strage. Malgrado le apparenze, la storia non è drammatica. Si tratta infatti di un giallo demenziale. Purtroppo qui abbiamo potuto avere a disposizione solamente Massimo per fare il killer, che ovviamente siamo dovuti accontentare di quello che passava al convento. Questa situazione di inseguimento su e giù per la Liguria tra Genova e La Spezia poi ci porta a conoscere personaggi bizzarri, situazioni comiche, in un film del tutto demenziale, e penso che la figura che alla mia sinistra esprima la demenzialità totale del progetto, la mia stessa figura è aderente a questa demenzialità del progetto, la stessa troupe è demenziale. E nel cast di 500 figurano tra gli altri Andrea Bruschi, Veronica Logan, Lella Costa e perfino Ed Bishop, che tutti ricordiamo nel ruolo del comandante Straker della mitica serie UFO. Genova si conferma dunque città ideale per i set cinematografici, ma i registi Robbiano e Vignolo e l'attore Olcese non si accontentano e anzi ci ricordano che si può dare di più senza essere eroi. Si può dare di più, Genova come set cinematografico. 11:05 terza. Carlo Maggi è un trentenne sfortunato, imprigionato fra una madre bigotta ed una fidanzata cristiana pudica e poco accondiscendente. Nonostante l'educazione cattolica che gli è stata impartita a dosi massicce, Carlo è ossessivamente attirato dall'altro sesso. Il suo problema è che le donne gli piacciono tantissimo. A pochi giorni dal matrimonio, Carlo riceve una telefonata. Un misterioso interlocutore annuncia l'intenzione di attentare alla vita del Papa il giorno dopo, alla Spezia. Carlo dovrà cercare di ostacolarlo. Inizia così il travolgente 500, lungometraggio genovese, tutto genovese, che si sta girando in questi giorni nella nostra Liguria. Io sono una giornalista, diciamo l'ultima ruota del carro del giornale di Genova, quindi decido che forse questo è lo scoop della mia vita e do retta a questo pazzo di Carlo Maggi, che è un nerd che dice di aver ricevuto una telefonata da un serial killer che vuole far fuori i capi religiosi del mondo.
e io decido di credergli. E da lì parte questo viaggio di 3 giorni all'interno di questa 500 scassatissima, perché è l'unico mezzo che abbiamo a disposizione, in quanto il Maggi non prende il treno perché ha la fobia delle gallerie e dei tunnel, e nemmeno quindi l'autostrada, e partiamo per questo viaggio un po' surreale dove incontriamo svariati personaggi. Ecco, l'unico modo per scoprire come andrà a finire poi sarà... andare chiaramente a vedere il film, non ve lo dico nemmeno sotto tortura come va a finire. No, noi crediamo molto in questo progetto, per ora esce qua in Liguria, speriamo che accada quello che è accaduto per la Capagira in Puglia, speriamo che appunto con una grossa affluenza in Liguria possa avere un'uscita nazionale.